la città e con naturalmente con il candidato sindaco, quello di creare un rapporto unico con questo gruppo che sta accompagnando in questa storia d'avventura e creando uno sportello di informazione continua e costante, perché vedete il punto fondamentale è la capacità di partecipazione e di informazione. Molto spesso, tantissime volte, i bandi vengono disertati dalle amministrazioni pubbliche e molto spesso imprese, giovani, professionisti non sono in grado di competere magari con professionisti o imprese di altri paesi. Noi abbiamo visto l'altro giorno pubblicata sul Corriere della Sera una drammatica classifica del livello di spesa delle regioni italiane. L'Abruzzo era purtroppo fallito di coda in tutti e tre i programmi europei di spesa, mentre invece la Polonia, per esempio, al 2017 aveva già speso il 95% delle risorse assegnate. È ovvio che questa tendenza in qualche maniera va ribaltata in due modi. Andrà ribaltata con un nuovo governo regionale, quando sarà, perché questa regione ha davvero dimostrato la sua incapacità di proiettarsi sull'occasione di un'Europa di circolazione, ma soprattutto questa ribaltata utilizzando il finanziamento diretto, perché tantissimi bandi non passano soltanto per la regione, ma passano per le amministrazioni locali, passano per direttamente le finanziamenti delle imprese, finanziamenti a studi professionali, occasioni continue di cui appunto bisogna soltanto avere la capacità di cogliere l'occasione. E per questo capire che dobbiamo essere consapevoli che dal momento della tua elezione inizierà un grandissimo lavoro di mettermi in rete appunto giovani, professionisti, imprese per far decollare davvero questa comunità. Noi, come abbiamo sempre detto, cercheremo di dare un segnale già da subito diverso, quindi siamo per la concretezza, siamo per le cose che prima di annunciarle casomai si fanno veramente, e la presenza dell'onorevole Martuscello è un segnale chiaro di come vogliamo accelerare questo processo. Ci siamo già intrattenuti in qualche scambio tra di noi riservato e io all'onorevole Martuscello ho detto che non solo costruiremo da subito un ufficio che avrà un assessore che avrà una delega specifica per seguire questa progettualità che va verso Bruxelles, ma lo attrezzeremo talmente bene che queste persone saranno direttamente in contatto e frequentemente in contatto con gli uffici importanti e preposti ad assistere direttamente il comune, direttamente le persone che chiedono questi trasferimenti, senza rimbalzare obbligatoriamente sulle regioni. Questa è una notizia importante, ci sono anche dei settori come l'UIA, che degli organismi che in questo momento hanno disponibilità dirette verso progettualità che riguardano la viabilità sostenibile, la rete urbana, tutti i settori di cui insomma questa città è da tempo ormai carente. Pensate che noi abbiamo un piano di viabilità che non riusciamo a rielaborare da 10 anni, c'era un circuito ad anello. Abbiamo deciso che così non andava più bene questo tipo di viabilità, e che cosa abbiamo fatto? Dopo 12 anni abbiamo tolto l'anello e siamo tornati con un balzo enorme 12 anni indietro. Nel frattempo la città si è trasformata, le attività commerciali, gli studi professionali, le attività produttive si sono delocalizzate, hanno cambiato posizionamento, ma noi siamo tornati a una viabilità di 10 anni indietro. Questo è un segnale, che è un esempio di come tante volte sfuggono delle cose che sono importanti dal punto di vista strategico, perché le persone non vanno casualmente nei posti, ma c'è un circuito, una viabilità che induce le persone a frequentare certi posti piuttosto che altri. È come un circuito in cui subliminalmente un viaggiatore gira per poter poi a cadenze sistematiche trovare le cose che deve trovare. Quindi è tutto un discorso che riguarda anche l'economia urbanistica, che non è stato affrontato mai. Ecco, con queste possibilità che abbiamo, con questi collegamenti, con gli amici
che abbiamo a disposizione per poter creare questo circuito, noi lavoreremo e struttureremo un ufficio adeguatamente formato e strutturato per poter cogliere immediatamente questa occasione. Quindi una amministrazione comunale che ha intenzione seriamente di seguire certi circuiti, la presenza dell'onorevole Mazzucello è testimonianza di ciò, non abbiamo perso tempo, è una presenza gradita e qualificata che noi con grossa riconoscenza ringraziamo oggi, perché immagino che abbia tanti impegni elettorali, ma è un segnale importante perché e in qualche maniera coincide in maniera immediata con quello che abbiamo detto per esempio nell'ultimo dibattito di ieri. Ha parlato molto di Europa, dell'ufficio Europa, noi qui oggi abbiamo un onorevole Mazzucello che in qualche maniera ci aiuterà ad aprire meglio e più velocemente quelle porte. Quindi nello stile che stiamo portando avanti con la nostra campagna elettorale, meno chiacchiere, più concretezza, oggi è un esempio che siamo partiti addirittura prima dell'11 giugno, perché per certi processi, come avviene nel mondo delle aziende, la programmazione se la fai un attimo prima ti avvantaggia molto l'attimo dopo in cui devi presentare e partire. Quindi siamo lieti di questa tua presenza, ti ringraziamo della tua disponibilità, grazie alla lista Forza Vezzano che ci dà anche queste possibilità e queste opportunità di collegarci con circuiti importanti che loro rappresentano all'interno di Forza Italia, che quindi ci danno la possibilità di avere collegamenti nei posti importanti dei ministeri romani fino a Bruxelles, dove abbiamo insomma europarlamentari di lungo corso, di grossa esperienza e che possono sicuramente dare una mano a noi, ad Avezzano e a tutti i cittadini, i nostri sostenitori. Grazie di essere qui e grazie per aver partecipato a questa discussione. Un vento che tira sulle nostre vele, un vento che sta crescendo moltissimo nelle ultime settimane, ogni tanto fanno qualche sondaggio, come lo chiamano io, farlocco, ma è un sondaggio fatto da chi ha paura. Noi siamo sereni, con i piedi ben piantati per terra, siamo consapevoli che la nostra forza è costantemente in crescita e sono sicuro, lo ribadisco, che l'11 giugno ci sarà un risultato per certi aspetti sorprendente, vedete, quindi 10 giorni ancora di fatica e a tutto gas e vedrete che l'11 giugno i primi a sorprendervi saranno i cittadini di Avezzano e meno noi, perché abbiamo degli elementi che ci portano un grosso ottimismo a 10 giorni dal voto. Grazie. Ma Avezzano sarà al centro dei programmi europei, la partenza qui significa la possibilità di aprire uno sportello di consultazione, i bandi che ci sono per giovani imprenditori, per ragazzi che vogliono impegnarsi direttamente o indirettamente in tutte le attività che l'Europa mette a disposizione sono tantissimi. L'informazione è il punto fondamentale, noi siamo qui a garantire che dal momento dell'elezione da Gabriele De Angelis in poi tutti i cittadini saranno informati, potranno partecipare, potranno concorrere e trovare in Europa la loro casa e l'occasione per sviluppare le loro attività.